quello che preoccupa è la direzione di dove sta andando il paese, rappresentata dagli indicatori finanziari, naturalmente dallo spread, ma non solo, e la velocità con cui ciò avviene. Che alla Leopolda il congresso non è in discussione, non si parla di PD, ma da sempre, sono 9 anni che facciamo la Leopolda, qua si parla del futuro dell'Italia e non è, lo ridico perché ci tengo, né una corrente né un congressino. Andando verso il congresso, sta continuando il suo sciopero della fame, credo. Sto continuando lo sciopero della fame perché non stiamo andando verso il congresso, quindi io sto facendo lo sciopero della fame perché voglio che sia fissata l'appuntamento con il congresso. Ancora con la terza via? Sì, la terza via. Beh, in Italia quando abbiamo applicato la terza via c'era il governo D'Alema. Non comment. Ma che è la macchina che ci riporta indietro nel tempo per costruire il domani. Ma se lei potesse tornare indietro usando quella macchina nella storia politica del PD, a che punto tornerebbe per correggere le storture del presente? Ah, una bella domanda, eh. Di errori se ne commettono sempre tanti. Forse avremmo dovuto accelerare di più sul reddito di inclusione, il 2015. Tieni. Questo è un poncio degli Intillimani, così. Perché gli... così c'è qualcosa di sinistra ancora. Dimmelo a me. Sai che sei simpatico. Dimmi se ti candidi. Al momento no, è quando? Vergogna. Righetti, quando glielo diamo da mangiare a Giachetti? Quando si fa il congresso? No, non scherziamo su queste cose, perché sta facendo una cosa che idealmente non solo mi unisce, ma è una battaglia che tra l'altro andrebbe chiusa in tempi rapidissimi. Cioè, che questo partito ancora non abbia una data del congresso è una roba abbastanza inaccettabile. Ma cadrà il governo? Adesso no, io non credo che cada il governo. Pregherei i giornalisti per favore di lasciare libera Maria Elena Boschi e liberarci la sala. Peraltro io sono appena stata eletta segretario regionale della Toscana, quindi questa dimostrazione che i congressi, lo so che sono ormai desueti perché funzionano i click nel nostro mondo, ma noi li facciamo, ci piacciono ancora e danno anche qualche risultato. Da lei passò alla storia con l'espressione Lady Like, manca un candidato donna. Ma io credo che le donne devono esserci se possono essere davvero competitive. Troppo testosterone dentro il Partito Democratico! Sedetevi un attimo! Basta! Terne, quaterne, quintine, solo di uomini! Noi abbiamo bisogno di un partito di uomini e donne! Dice, c'è uno che detta e l'altro che scrive. E quello che scrive non capisce quello che sta dettando! E va a rileggere e dice, c'è la manina! Lei a che data tornerebbe indietro per correggere il passato? No, correggere il passato no, il passato non va corretto. Mi dica una data, un 4 dicembre, un 4 marzo, il non voto sullo Ius Soli, il Rosatellum. Al 1968 che sono nato, così ricominciamo da zero, faccio la ballerina. No, quella è un po' la storia dello spettacolo italiano, voglio dire, è cominciata dagli albori, insomma, Totò e Peppino, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Stanlio e Ollio, che ti devo dire, Boldi De Sica. Oggi ad esempio vanno fortissimo Salvini, Di Maio. Il presidente della RAI è un bugiardo, è una fake news vivente, è una fake news che cammina ed è una vergogna che non ci sia chi ha il coraggio di dirlo. Io non ho paura. Quindi è importante che lui resti e non costruisca un partito nuovo. Se Matteo fa un altro partito, io vado con Matteo. Qui io posso fare il sogno della mia vita e fare il conduttore televisivo. Quindi vedete, no, la tazza modello, anzi lo metto qua se no Alberto si arrabbia. Fare le domande, cercare di avere le risposte migliori, provare a tirar fuori quanto di grande c'è. Ma sono un conduttore professionista, allora sono conduttore dilettante, quindi allora